Buongiorno amici, oggi ci troviamo in un paesino dell'entroterra ligure, Triora, il paese dell'estremo. Sembra che Triora abbia avuto origini in epoca romana. Nel Medioevo fece parte della Repubblica di Genova. Queste antiche strade di pietra che serpeggiano assecondando la costa della montagna sulla quale riposa il paesino sono state teatro di avvenimenti bizzarri e misteriosi. Si dice che qui abbiano abitato addirittura delle streghe. La stregoneria è un'arte oscura ed antichissima. Il nome stesso strega deriva dal termine latino strix, che indicava un rapace notturno, il barbagianno. Uccello giustamente accusato di succhiare il sangue delle capre. Proprio in questo piccolo paesino, fra il 1587 e il 1589, furono celebrati alcuni processi per stregoneria. Alcune donne vennero accusate di lanciare malefizi e portare pestilenze. Alcune addirittura vennero accusate di cannibalismo, di cibarsi addirittura di bambini in fasce. Dopo un lungo periodo di carestia, gli abitanti di Triora vollero investigare le cause di tante sofferenze. Il vicario Girolamo Dal Pozzo, dopo un feroce sermone, addossò le responsabilità di tutto alle streghe. Una ventina di sospetti, tra cui quattro ragazze e un fanciullo, vennero arrestati e torturati. L'Inquisizione reclamava il suo tributo di sangue e dolore. Due delle imputate morirono, una a causa della tortura e l'altra si gettò dalla finestra per sfuggire ai supplizi. E intanto la lista delle indagate continuava ad aumentare. Prima della fine dei processi, sette donne trovarono la morte. Forse da allora le streghe lasciarono Triora, oppure si fecero semplicemente più prudenti. Ci troviamo presso la Cabotina, appena fuori le mura di Triora. Questo è un luogo molto particolare. Si diceva infatti che qui le streghe celebrassero nella notte i loro riti. Ancora oggi non si può non percepire il fascino e la sottile inquietudine che regna in questi luoghi. I ruderi antichi e i sentieri che si perdono nei boschi sembrano volerci condurre verso mete magiche ed arcane. Forse le streghe riesumavano i cadaveri in questo piccolo cimitero, cadaveri che avrebbero poi usato per le loro pozioni. Non è certo una novità che i cimiteri siano teatro di riti occulti. Oltre alla necromanzia e all'evocazione di spiriti dei defunti, molto spesso le ossa dei morti vengono frantumate e aggiunte a misteriosissime pozioni. Il Dedalo di Stradine conduce il viandante sprovveduto al sicuro smarrimento. Chissà quanti poveri viaggiatori sono spariti in uno di questi carruggi. Effettivamente, non è poi così difficile immaginare che in questi oscuri carruggi si siano compiuti, nelle gelide notti d'inverno, riti iniziatici misteriosi, anni e anni fa, ma anche non in un passato così tanto remoto. E adesso, come spesso accade nel nostro programma, un'intervista con uno stregone di una vera setta satanica. Per ovvi motivi, l'occultista ci tiene a non farsi riprendere. Comunque vi assicuro che avrà da raccontarci veramente delle cose incredibili. Triora è da sempre un luogo deputato ai traffici con il maligno. Noi adepti della setta oscura, i cognati di Satana, spesso ci riuniamo a Triora, la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. La famigerata notte di Valpurga. Esatto, ma non è l'unica notte adatta a praticare riti oscuri. Pratichiamo magia nera anche durante gli equinozi. E basta. E quali riti praticate? Non posso certo svelare i segreti arcani che ogni setta custodisce gelosamente da millenni.
Sicuro, sicuro? Celebriamo ogni tipo di rituale, purché sia finalizzato agli scopi più birchi e malvagi. Maledizioni, incantesimi, omicidi, infanticidi, bord argentini, qualsiasi cosa. Tra voi adepti, ci sono molti fans della musica heavy metal? La musica del demonio per antonomasia? No, in genere per i nostri riti usiamo altri tipi di musica. Ad esempio? Vasco, Ligabue, la Pausini, musica melodica napoletana, cose così. Certo, la vostra setta è molto grande. Non è nemmeno immaginabile quante persone facciano parte della nostra setta. Artisti, politici, cardinali, capitani d'industria, capoluoghi di provincia. Persino la vicina di casa di mio cugino. Sconvolgente. Questa è l'incredibile realtà che si cela dietro un nome che fa accapponare la pelle. I cognati di Satana. Una setta occulta che, pur non essendo mai apparsa sui media, continua a funestare le notte di migliaia, milioni di persone in tutto il mondo. Ma scopriamo qualcosa di più. Chi sono veramente i cognati di Satana? I cognati di Satana sono una setta satanica antichissima, molto probabilmente di origine babilonese. Tutte le religioni misteriche ne parlano, ne troviamo traccia per esempio nei misteri eleusini, legati al culto di Demeter e di Persefone. Poi è imprescindibile anche il culto di Dioniso e ancora nei misteri orfici. Tracce ve ne sono anche nell'antico Egitto, nel mito di Iside e di Osiride, e ancora in Persia, nel culto del dio Mitra. Però, indubbiamente, questa setta non è molto nota, non è molto citata. Come mai? Non è certo una setta che cerca le luci della ribalta. Da sempre i cognati di Satana hanno lavorato affinché la loro setta fosse segretissima. Ma qual è il loro scopo? Nessuno lo sa e nessuno lo potrà mai sapere. Però nel corso della storia non pochi furono i loro adepti illustri e famigerati. Per esempio? Beh, Cleopatra, Attila, Leonardo da Vinci, sicuramente Mozart, Hitler, Wilde, Barbapapà e soprattutto il suo occulto creatore, Tazio Nappioni. Però fare una lista completa sarebbe impensabile. Veramente incredibile. Noi di Mysterium abbiamo voluto alzare il velo, rompere la catena di omertà ed avvicinarci ancora una volta alla verità. L'Inquisizione reclamava il suo tributo di sangue e dolore.